Sapete che la mia caratteristica, lo è stato in altre situazioni, è quello di riflettere e di fare poi comunicati ad hoc quando ci sono delle decisioni importanti da prendere. Quindi sicuramente sapete che certe cose le comunico in separata sede, nel senso con i metodi e i modi che sono di mia consuetudine. In questo caso però, secondo me, è giusto che in maniera corretta comunichi al mister Chianese che per il prossimo anno sarà la nostra guida tecnica. Grande! Mi approfitto, sì. Scusa Demetrio, per completare solo il discorso, innanzitutto che non deriva ovviamente dall'ottima partita che la squadra ha fatto oggi, che l'avete visto, e quindi è una cosa molto basica, ma ci tengo di dirla. Ma soprattutto perché se non l'avessi fatto in questo momento, poteva sembrare che la società dovesse pensare o avere dei dubbi. Invece questo voglio che sia il messaggio che venga dato. Con gli errori, con le cose fatte bene, il mister sarà la nostra guida tecnica perché siamo convinti al 100%. Dico le cose fatte bene, le fatte male, non perché voglio sottolineare i suoi errori, ma perché io stesso ho fatto degli errori e ho fatto delle cose buone. Chiunque fa un'attività è soggetto a questo tipo di valutazione. Quindi ci tengo che venga dato il messaggio che siamo soddisfatti, io il direttore, al 100% dell'operato del mister. Questo innanzitutto. La seconda cosa che ci tengo è questa. Voi sapete da quando siamo venuti abbiamo avuto critiche pesanti, leggere, medie, ne abbiamo avute di tutti i colori. Ogni settimana c'era una notizia, o positiva o negativa. Quindi abbiamo tenuto un po' occupati i giornalisti a capire questo Chiti Calcio cosa voleva fare da grande, se eravamo persone affidabili, se c'era qualche cosa che non quadrava, questo uomo che arriva da Torino, questo mistero. Invece penso che abbiamo dimostrato, se andate a prendere le mie registrazioni, che io sono venuto qui a fare calcio e ho scelto i collaboratori migliori per poterlo fare. Non ho mai ringraziato ufficialmente il direttore, non perché ho mai dubitato di lui, ma perché secondo me la sua figura deve essere ringraziata al termine del lavoro che ha svolto in maniera ottima, anche quando poi ha selezionato alcuni giocatori che nel giro di ritorno abbiamo cambiato, e quindi ha fatto secondo me un ottimo lavoro con gli under in maniera, secondo me, oso dire spettacolare, perché non ne abbiamo sbagliato uno, e con gli altri giocatori purtroppo con qualcuno siamo rimasti delusi, li abbiamo cambiati, ma comunque ci terrei a ricordare che siamo il 12° attacco del campionato, siamo la terza difesa del campionato e nel girone di ritorno siamo la prima difesa. Questi risultati sono merito di chi ha fatto la squadra, che è il direttore, con la collaborazione ovviamente anche del mister, però voglio che gli venga dato il merito che gli spetta adesso in questa fase, perché è giusto darglielo. Non ho mai parlato, ma adesso secondo me bisogna chiaramente applaudire al suo operato. Ringrazio il presidente della fiducia, ringrazio mister Chianese, ma soprattutto ringraziamo i ragazzi, perché questa è una piazza importante, è una piazza che merita. È chiaro che l'impatto solo di vedere lo stadio Angelini, non tutti mentalmente abbiano avuto un percorso di impatto al momento giusto, ma ci è voluto del tempo. Però noi abbiamo sempre creduto in questi ragazzi, poi il mister chiaramente con la sua professionalità penso che ha dato tanto. Nessuno avrebbe mai pensato che noi fossimo arrivati a questa situazione di classifica. Io sono invece amareggiato, perché secondo me se ci avessimo creduto, non noi dello staff ma i giovani in maniera esterna, forse oggi saremmo qua a fare delle situazioni diverse. Però va bene, il calcio è una programmazione, le società di calcio sono delle aziende, bisogna avere tutti i componenti, come ho sempre detto.
e grazie alla proprietà penso che noi abbiamo tutto per fare bene e per cercare tutti insieme di portare dove è giusto dopo tanti anni questa città. Voglio ringraziare anche voi, so che non, insomma, io a volte mi scuso, purtroppo io faccio questo mestiere perché lo amo e oggi tutte le attività, ci sono poche persone che lo fanno perché amano questa professione. Noi siamo persone così, siamo d'impatto, sembriamo rudi, però basta poco per aumentare quello che abbiamo dentro. E vi dico, io veramente questa piazza mi ha preso il cuore e spero di portarla dove merita. Farò l'impossibile. L'impossibile perché lo merito. Lo merito e ho capito proprio l'amore che si ha per questa città a livello calcistico. Voglio ringraziare anche i miei collaboratori stretti e poi vi chiedo scusa perché a volte magari ho anche litigato, insomma, e quindi mi scuso, però li ringrazio perché la forza di una società non è un singolo, ma è una compattezza di persone. Quindi ringrazio tutti e spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie a voi che ci avete dato modo, insomma, di pubblicare quello che noi vogliamo fare.